Mi dici tu, Monica, quando andiamo? Sì, ora stiamo aspettando di andare in onda pure su Facebook, perfetto, siamo in onda anche su Facebook. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo webinar di Tutto per la piscina. Mentre attendiamo qualche minuto che si colleghino tutti i partecipanti, vi chiedo al solito di darmi qualche feedback in chat se ci vedete e ci sentite bene. Aspettiamo qualche risposta. Sì, arrivano le prime risposte. Ciao a tutti, sì, quindi ci vedono e ci sentono bene. Ottimo, perché Perfetto, l'argomento siamo stasera è frizzante, quindi abbiamo bisogno esatto. di reattività e reazioni. Ma vedo che già le persone proprio rispondono, interagiscono, quindi bene, bene. Ottimo. Allora, intanto mi presento, io sono Monica di Tutto per la Piscina. Per chi non ci conosce, Tutto per la Piscina è nel mercato da oltre 10 anni, siamo appunto esperti nel mondo delle piscine. E da un anno siamo anche online con il nostro e-commerce che potete trovare al link www.tuttoperlapiscina.com. Oltre ad essere, diciamo, specializzati nel settore della vendita, siamo anche specializzati nell'assistenza clienti. Quindi per qualsiasi dubbio o domande potete sia porle durante questo webinar in chat, ma anche contattarci sia seguendoci sui nostri canali social come su Facebook Tutto per la Piscina o anche contattandoci via mail. Prima di iniziare di parlare appunto di dicloro, tricloro e multifunzione, abbiamo una domanda per voi. Adesso dovreste vedere un sondaggio con una risposta. Quindi la domanda è: conosci la differenza tra dicloro e triclore? Potete scegliere tra sì e no. Quindi per cominciare a capire se conosciamo realmente questa differenza. Vediamo qualche risposta. Vedo che la maggior parte dicono no, forse 4 no e 3 sì. Vediamo se arriva qualche altra risposta. Dovresti vedere anche tu, penso, Andrea, le Sì, risposte. comincio a vederle. Qua siamo quasi. Più sul no. Quindi Siamo. forse questo è il Sì. webinar adatto a chiarire una volta per tutte qual è questa differenza tra questi due prodotti ed Esatto, elementi. stasera li aiuteremo. Così vediamo, insomma, se abbiamo bisogno di chiarire. Esatto, tra Tra l'altro l'altro, Miriam in Miriam, chat, se non sbaglio, risponde anche in chat, esatto, dice: credo, credo, o credo di meglio saperlo. spero. Quindi oggi magari daremo appunto questa risposta. Chiudo qui il sondaggio e continuiamo con la nostra presentazione. Allora, partendo proprio da questa domanda, di cosa andremo a parlare oggi? Del cloro in acqua, per chi ci ha seguito già la volta scorsa abbiamo parlato del pH, quindi questo webinar adesso è incentrato sul cloro. Parleremo proprio delle differenze tra dicloro e triclore, quali sono le funzionalità di questi due prodotti, le specifiche funzioni del multifunzione, l'interazione, riprenderemo quella che è l'interazione fra il pH e il cloro e alla fine non ve ne andate perché ci sarà un codice sconto da utilizzare sul nostro sito www.tuttoperlapiscina.com. In questo percorso ci aiuta ancora una volta il nostro esperto Andrea Melpignano, che è proprio l'esperto in soluzioni per il trattamento dell'acqua in piscina. Quindi Andrea, cedo a te la parola e auguro un buon webinar a tutti, ricordando appunto che per qualsiasi cosa possono scrivere in chat e io nel corso del webinar porrò appunto le vostre domande ad Andrea. Grazie Perfetto, grazie Monica. a te. Ottima introduzione. Secondo me è grande spunto anche la domanda, perché è una domanda chiusa del tipo sì, no, e ci immerge già, ci porta in quello che è il nostro obiettivo, quello di stasera aiutarci attraverso le nostre esperienze a capire questo mondo, no? Definito poi molto in maniera molto generica cloro, invece quali sono queste due, diciamo, macrofamiglie del cloro isocianurato, e quindi andremo a capire anche la differenza, insomma, tra il cloro organico e il cloro inorganico, questo isocianurato. Lo iniziamo a sviscerare un po' per, diciamo, come percorrere una scala per arrivare alla fine, insomma, al nostro codice sconto, tanto amato anche dai nostri amici di Tutto per la Piscina. Allora, iniziamo dando magari una definizione, così ci aiuta a creare i presupposti. Qui c'è il titolo: l'importanza della disinfezione. Poiché noi che cosa stiamo facendo utilizzando un prodotto a base di cloro? Stiamo di facendo una disinfezione. Quindi, che cosa ci aiuta a fare la disinfezione? Eliminare quelli che vengono definiti i germi patogeni.
cioè quei germi che possono portare a delle malattie. Quindi è molto importante dare una definizione, diciamo, della funzione del disinfettante, poiché il suo obiettivo principale è proprio quello di proteggerci da questi virus e da questi germi patogeni. Adesso è chiaro che è molto scontato dire abbiamo bisogno di proteggerci perché siamo in un periodo storico molto particolare. Abbiamo visto anche la volta scorsa quanto l'intorno, l'esterno della piscina sia importante disinfettare, no? Per noi che viviamo sia con le mani che con i piedi tutto lo spazio esterno, a maggior ragione. Qua stiamo parlando invece della disinfezione dell'acqua e quindi il cloro ci aiuta insomma in questa prevenzione, ma non solo a livello di prevenzione, ma proprio come obiettivo la eliminazione di questi germi patogeni. Che cosa succede quando io nel mio bacino d'acqua, che può essere una piscina fuori terra, così come può essere una spa, così una mini piscina o una piscina pubblica, che cosa succede quando ho una carenza di disinfezione? Quindi non siamo ancora arrivati al dicloro, al tricloro, ma siamo diciamo, alla definizione. Che cosa succede? Succede che ho una proliferazione, quindi quello che io devo evitare è quello di non riuscire ad avere sufficiente apporto di questo disinfettante, perché invece mi deve aiutare a eliminare i germi patogeni. E l'altra cosa importantissima, sono due. La cosa più importante per me, che è la seconda, posto che la prima devo farla perché devo proteggermi, la seconda è avere un residuale di prodotto disinfettante in acqua, in modo tale che quando io esco e poi entra un altro, abbia un residuale di cloro che protegga anche quello che arriva dopo. Quindi immaginate che in questo bacino d'acqua entrano 5-6 persone, poi escono. Ma deve rimanere del residuale perché le altre che arriveranno successivamente dovranno essere coperte sempre per proteggersi dai germi patogeni. Quindi qua ci siamo dati la definizione che per me importante è il disinfettante e poi così diciamo che entriamo sul nostro webinar che verte su dicloro e tricloro, importante avere la piena consapevolezza che ho bisogno di disinfettare l'acqua perché mi deve proteggere. B, devo averne a sufficienza perché si mantenga nel tempo. E allora perché noi ci caliamo molto di più sul dicloro e sul tricloro? Perché è definito cloro organico. Allora, che cos'è in sostanza il cloro organico? Il cloro organico è il cloro che noi definiamo, insomma, viene definito cloro stabilizzato. Perché stabilizzato? Perché all'interno di questa diciamo della formulazione del dicloro e del tricloro, in ambedue abbiamo una sostanza che si chiama acido isocianurico, che adesso spieghiamo anche con questo grafico molto interessante. L'acido isocianurico quindi è una sostanza, questa sostanza che si scioglie molto lentamente, meglio scusate, si scioglie unitamente ai prodotti, ma rimane in acqua, quindi ce la ritroviamo. Questa sostanza che qual è la sua grande funzione? La sua grande funzione è quella di creare una barriera contro i raggi ultravioletti. Che cosa fa questo? Ci consente con il dicloro, con il tricloro e con multiazione, nostro obiettivo conoscerli meglio, questi prodotti contengono a questo acido isocianurico. Questo acido isocianurico consente di far durare di più il prodotto che metto in acqua. E allora, se mi rifaccio alla definizione di prima, e dico, se utilizzo un prodotto come questi, A mi serve per mantenere igienizzata e disinfettata l'acqua, ma B, vi ricordate, la definizione era il prodotto residuale. Quindi vuol dire che se mi dura di più grazie all'acido isocianurico, io sono sicuro che impiegando questi prodotti avrò questo residuale in acqua che persiste di più nel tempo. E quindi ho trovato già dalla definizione la soluzione di cloro, tricloro e multiazione. Tuttavia, dobbiamo ancora capire bene la differenza tra questi, ma di quello che abbiamo capito è che questi prodotti con la base di acido isocianurico durano di più e quindi sono, chiamiamoli, un'evoluzione rispetto a quello che invece è quel cloro non stabilizzato, perché non contiene l'acido isocianurico, come per esempio è il cloro liquido.
Il cloro liquido non ha questa barriera contro i raggi ultravioletti, infatti normalmente è un prodotto di chimica di base che se ne consuma molto di più proprio perché viene attaccato dai raggi ultravioletti. Torniamo, diciamo, al nostro. L'effetto è questo del grafico. Interpretiamolo molto facilmente. Che cosa indica questo grafico? Nella linea sotto, cioè quella che crolla, che va verso il basso, ti dice no CYA. CYA è la sigla dell'acido isocianurico, cioè dice i prodotti che non contengono acido isocianurico in pochissime ore, vedete, in un'ora è già crollata la sua persistenza in acqua. Vuol dire che a un certo punto, dopo mezz'ora, quindi la percentuale dal momento in cui io lo immetto in acqua, che è il 100%, dopo mezz'ora il cloro liquido è già al 50% della sua efficacia. Se voglio rialzare la sua efficacia dovrò mettere altro prodotto, quindi capite quanto ne devo consumare di più. Mentre invece quelle sopra, le curve, sono le curve di persistenza del cloro isocianurato stabilizzato, dicloro, tricloro e multiazione, che grazie all'acido isocianurico, che è la sua barriera contro i raggi ultravioletti, vedete come si mantiene nel tempo. Quindi per me questo grafico è già un grandissimo indicatore della domanda, tra le domande che magari mi fanno più spesso, è ma qual è meglio, liquido o quello granulare o pastiglie? Io non ho una risposta per dire me, dipende da come viene utilizzato, del perché, eccetera. Tuttavia, questo grafico mi dice che dicloro, tricloro e multiazione persistono e durano di più nel tempo. E quando mi rifaccio la mia famosa definizione, mantenere un residuale di cloro, questi mi danno più garanzie. Adesso diamogli, insomma, aiutiamo anche Miriam che ci Qual diceva, è la credo. reale differenza quindi tra dicloro e tricloro? Te lo chiedo Esatto. io Perché stesso. così almeno non è solo un credo, ma ci aiutiamo in base alle nostre esperienze. Allora, Esatto. come viene definito, e l'abbiamo anche scritto qua, il dicloro come sodio isocianurato, sodio dicloro isocianurato, anche conosciuto come troclosiene sodico, che è la sua definizione anche normativa, e il tricloro invece, acido tricloro isocianurico, anche conosciuto come sinclosine. Il tricloro. Nella famiglia del tricloro fa parte il tricloro tradizionale in forma granulare e pastiglie, ma anche il multiazione, che è sempre a base di sinclosine. Quindi quando parliamo di tricloro, multiazione, pluriazione, cioè poi vedremo anche le sue definizioni, è sempre acido tricloro isocianurico e invece dicloro è sempre sodio dicloro isocianurato. Queste due cose qua, quando si dice sodio e quando si dice acido, è perché all'interno, vedete sempre questa parola isocianuro, isocianurato, si rifà al grafico di prima, contengono l'acido isocianurico. Allora, vediamo insieme la natura, per esempio, del dicloro. Diamogli la prima definizione del dicloro. Allora, il dicloro ce l'abbiamo, che è un prodotto, ce l'abbiamo in forma granulare, okay? In commercio lo troviamo in forma granulare. Il cloro in forma granulare. Abbiamo detto prima sodio dicloro isocianurato, già vi dico che è un'informazione molto interessante, questo prodotto ha di base un pH che va da 6 a 7. Perché ve lo dico? Perché quando io apporto un prodotto in acqua, in funzione della sua natura, infatti si chiama sodio dicloro isocianurato, in funzione della sua natura contribuirà con anche il suo pH di per sé. Okay? Quindi quando metto un acido in acqua contribuisco ad abbassare il pH. Quando metto il sodio dicloro isocianurato contribuisco a un pH che è attorno al neutro. Okay? Quindi è un prodotto che non va a modificare sostanzialmente il valore del pH, però non lo modifica né in alto né in basso perché è tra un 6 e un 7 come natura. Questa è un'informazione secondo me molto interessante. Allora, questo sodio dicloro isocianurato granulare, perché viene fatto granulare? E c'è anche in versione pastigliette, ok? Però perché fondamentalmente il più diffuso è granulare? Perché la sua azione è rapida, è proprio stato formulato in modo tale che possa essere a rapida dissoluzione e abbia un'efficacia immediata, quindi libera cloro. Con un contenuto, questo per esempio quello che troviamo in commercio è sodio dicloro isocianurato di idrato al 56%, e quindi o c'è anche quello anidro al 60%, vuol dire che libera questo potenziale di cloro
in questa percentuale in maniera molto rapida. Cosa vuol dire molto rapida? Che ad esempio, perché vanno fatte tutte prove con il laboratorio, tramite le schede di sicurezza ti indicano, vado un po' a memoria, anche il suo grado di, la sua capacità di dissolversi, di sciogliersi, rapida dissoluzione, perché io quando leggo questa informazione sull'etichetta mi aspetto che quando lo metto lui si scioglie. Ecco, in realtà ricordatevi che sia messo, poi lo vedremo anche negli usi, ma fondamentalmente un po' due, uno dentro negli skimmer, l'altro presciolto dentro in una, D'acqua. fusto di acqua, questo cloro si scioglie rapidamente, poi viene, diciamo, proporzionato e immesso in piscina. Ma la sua efficacia viene anche definito shock, viene definito di rottura. Okay? Quindi è talmente veloce che io nell'arco di pochissimo mi ritrovo un alto tenore di cloro. Perché viene usato? Qui ce lo dice subito, serve per aprire le piscine. Cioè cosa vuol dire? Io scopro una piscina, quindi chiusa durante l'inverno, anziché ho il rinnovo di un'acqua, anziché ho una piscina completamente nuova, e questo caso è che sia piccola, grande, media, eccetera, cosa faccio quando metto acqua nuova? Creo un processo di disinfezione, di ossidazione con un prodotto molto rapido. Cioè, non è che voglio aspettare chissà quanto tempo. E quindi io utilizzo come, diciamo, misura ideale il sodio di cloro granulare. Quindi abbiamo già detto e capito qual è la differenza. Insomma, uno è veramente a rapida dissoluzione e mi dà subito un tenore di cloro attivo in maniera molto veloce. Rinvigorire un'acqua, magari, che durante il corso della stagione subisce, ad esempio, una grande attività. Faccio un esempio: chi ha una piscina, magari fuori terra, e si presume che possa avere magari dei bambini, o comunque in generale chi ha una piscina poi ha tanti amici, e quindi sabato e domenica arrivano tante persone. Quando ci sono tante persone che fanno il bagno contemporaneamente, seppur io ho mantenuto un grado residuale di cloro, è chiaro che ogni apporto di persone, inquinamento, eccetera, movimento, creme, qualsiasi apporto di sostanze organiche, va, come dire, il cloro ad agire. Di conseguenza mi si abbassa. Se questo mi si abbassa troppo, cosa devo fare per rinvigorirlo? Utilizzo il cloro granulare. Quindi mi serve anche in quelle condizioni in cui io ho bisogno rapidamente di riportare in alto il mio livello di cloro. Un'altra funzione che ha come trattamento di rapida dissoluzione e quindi la cosiddetta clorazione shock ci serve proprio per rompere le clorammine, cioè quel famoso cloro che puzza. Perché diciamoci la verità, il cloro disciolto in acqua, adesso ci diamo anche la definizione di quanto ne va, ok? Per controllarlo, ce lo siamo detti anche negli altri webinar, ma lo diciamo anche adesso. Quando sentite il cloro, quando sentite in una piscina che c'è del cloro che puzza, e quindi si sente quell'odore forte di cloro, non è il cloro di per sé che ci protegge dai virus e i batteri. È quello che non ci protegge ormai più, cioè è quel cloro combinato con le clorammine che naturalmente e nel tempo si formano. Il cloro granulare è l'arma che ci serve a rapida dissoluzione, shock, per rompere queste clorammine ed eliminarle. Quindi arriviamo a dire quanto ne va, quanto è il tenore di cloro che devo tenere in piscina. Parlo di cloro libero, cioè quello che davvero ci protegge. Viene per definizione, che sia la norma 1 che sia l'atto di intesa, oggi definito come un ppm di cloro libero. Ok? Quindi tramite i nostri tester dovremmo tenere in considerazione che l'ideale sarebbe tenere un ppm di cloro libero. Questo ci garantisce, anche in quantità minori, però, di non avere mai presenza neanche di Covid, in acqua. Quindi un ppm minimo di cloro libero in vasca. Credo Qui che stiamo già ci rimane rispondendo a qualche solo. domanda. Stiamo già Sì. qualche perché già c'è la domanda di Marcello che chiede: quindi, comunque, oltre all'apertura, vi regolo in base ai valori di cloro. Se è troppo basso, intervengo col dicloro, ma troppo basso quanto? Ci sono dei valori precisi? Già abbiamo più o meno risposto appunto con quello che hai detto. Esatto. Volevo sottolineare una cosa nella fase di apertura importante. Nella fase di apertura,
non guardiamo più il livello minimo di cloro, perché un ppm è il livello minimo di cloro e ci arriveremo adesso col prodotto di mantenimento. Quando faccio l'apertura della piscina, utilizzo il cloro granulare a rapida dissoluzione per dare un effetto veramente di, come dire, rinvigorisco, apro la piscina, cambio l'acqua, metto questo prodotto, distruggo tutto quello che trova, perché a volte noi carichiamo le piscine non solo con acqua di acquedotto, a volte abbiamo anche acque che non sono proprio così super controllate. Ecco, attenzione che il cloro ossida, per cui se siete in presenza di ferro, rischia di ritrovarsi precipitazione di materiale rossastro, colorazione di piscine di un verdastro un po' particolare, a volte anche rosse, no? Perché sono le acque di pozzo magari cariche di metalli. Posto questo, quando faccio questa dose shock, utilizzo mediamente, riconosciuto insomma sulle etichette dei prodotti, ti danno un range che va dai 15 ai 20 grammi al metro cubo, 15-20 grammi ogni 1000 litri di acqua. Questo apporta tendenzialmente un 6, 5, 6, 7 ppm di cloro, giusto per capirci. Non è che se metto questa dose rimango a 1, ma infatti mi serve solo per dare una dose shock. Perché do una dose shock? Perché non gli do un ppm, gli do 5, 6, 7 ppm di cloro. Ok? Questo era per rispondere al nostro amico che dice nella fase di apertura. Esatto, prima di andare avanti c'è un'altra domanda di Filippo che chiede: le proprietà dei prodotti chimici della piscina hanno una scadenza, o meglio, diminuiscono col tempo? Ok, anche questa è una bellissima domanda. Io suggerisco sempre di verificare se sugli strumenti di lettura ci sono delle scadenze, perché anche i reagenti hanno delle scadenze. I prodotti chimici ovviamente hanno delle scadenze ed è suggerito anche come tenerli. Cioè, è chiaro che non posso lasciare un fustino fuori al sole, devono rimanere protetti all'ombra e in una zona in cui non subiscano degli shock termici troppo importanti. Ecco, di per sé il cloro ha una durata, diciamo, che mantiene le sue proprietà, che sia di cloro che sia tricloro, in condizioni ideali, mantengono le sue proprietà attorno ai 6-7 anni. Dopodiché comincia, diciamo, la fase discendente in cui cala un po' quello che è la sua potenza. Quindi state tranquilli perché se anche comprate un fustino in più non va male. Non è obbligatorio, non ricordo esattamente questo, me lo segno, però non dovrebbe essere ancora obbligatorio inserire su questo tipo di prodotto la scadenza. Tuttavia, io sono quasi convinto che sia presente nella maggior parte dei prodotti oggi in commercio. Ecco. Non so se ho risposto o se ho aiutato nella risposta. Ce lo farà sapere Filippo. Grazie, Perfetto. ci ringrazia, quindi penso di sì. Ottimo. Allora, io volevo solo concludere sul cloro granulare, perché c'è anche la curiosità. No, dov'è che inserisco questo di cloro? Abbiamo detto Certo. prima, tradizionalmente, per una questione di praticità, perché i prodotti vanno manipolati. Abbiamo parlato della sicurezza in un paio di webinar passati, quindi è chiaro che meno li manipolo, meglio è. Ecco. Tuttavia, abbiamo un modo per dare una colorazione shock, una colorazione veloce, cioè mettere il prodotto dentro negli skimmer. E questo che cosa fa? Dagli skimmer va direttamente nell'impianto e poi mi esce dalle bocchette, ok? Perché la piscina è un circolo chiuso. Questo ha una sua valenza e ha dei pro, cioè è molto pratico, è molto rapido, è molto veloce e non mi devo, diciamo così, non lo devo utilizzare troppo manualmente. Quali sono i contro? Che ho una dose importante di cloro che passa attraverso il filtro e mi esce dalle bocchette. La seconda soluzione, e quindi va bene, però devo essere consapevole che ha, diciamo, questi pro e contro. La seconda soluzione è un po' più, tra virgolette, dispendiosa a livello di energia, perché, come io suggerisco in linea generale, prendo il prodotto, lo diluisco all'interno di un contenitore già pieno di acqua, quindi non l'acqua sul cloro, ma sempre il cloro dentro nella bacinella d'acqua. Lo sciolgo e poi proporziono questo prodotto disciolto direttamente sulla superficie dell'acqua. La differenza tra i due semplicemente è che il primo dallo skimmer passa nel filtro e esce dalle bocchette.
Il secondo lo metto direttamente sulla superficie, quindi crea, come dire, un'atmosfera già di disinfezione uniforme, però vanno bene entrambi. Ecco, sappiate che questi due modi sono assolutamente accettabili. Perfetto. Miriam nel frattempo ci sta scrivendo, nel frattempo comincio finalmente a capirci qualcosa, quindi già stiamo aiutando in questa, diciamo, in questo percorso. E Molto proprio per bene, questo, Miriam. dopo aver parlato delle caratteristiche del dicloro, andiamo a capire anche quali sono le caratteristiche del tricloro. Perfetto. Esatto. Allora, qua entriamo nella famiglia del tricloro. Il tricloro, che poi si suddivide, lo vedremo subito dopo, nella sua sottofamiglia del multifunzione, multiazione, abbiamo detto che è un acido tricloro isocianurato. Quindi, se il sodio di cloro di prima granulare era pH 6,7, tendenzialmente l'acido dal nome viene già fuori, acido tricloro isocianurico, è invece un prodotto che ha un pH che va tra i 2, 2,5 e tra i 3,5. Quando vi dico che ha questo valore di pH, non è un correttore di pH, cioè spieghiamoci bene, che poi lo sviscereremo anche nel multiazione, però è anche vero che un continuo dosaggio di questo prodotto, a differenza dell'altro che ha un pH più o meno neutro, questo ha un pH più basso. Quindi tendenzialmente io apportando questo prodotto non vado ad aumentare il valore del pH, ok? Questa è, diciamo, la consapevolezza. Se la prima famiglia granulare che abbiamo visto di cloro in forma granulare è a rapida dissoluzione, il tricloro, che ha una percentuale di solito di cloro attivo in commercio che va dagli 85-87 al 90%, è di mantenimento. Cosa vuol dire? Che a lenta dissoluzione. Quindi la differenza macro che c'è tra i due prodotti è che il dicloro, il clorogranulare di cloro, è a rapida dissoluzione, il tricloro è a lenta dissoluzione. E qui ci ricolleghiamo al punto che dicevamo prima col nostro amico, che era quando io faccio la clorazione d'urto con il dicloro, porto il cloro a livelli molto alti, ma perché è quella la sua funzione. Dopodiché lui o in maniera naturale o con altri prodotti posso correggerlo, lo riporto a un valore di 1. Quando io ho ottenuto il valore di 1, per mantenere questo valore di 1, posso anche non usare più il dicloro granulare, che invece lo userò per altre funzioni, cioè rinvigorire l'acqua, sono arrivati troppi bambini, troppo, ho fatto una festa, ho bisogno di più cloro, immediato metto quello. Se voglio mantenerlo a livelli accettabili, utilizzo il tricloro, che è un prodotto di mantenimento a lenta dissoluzione. In questo caso, di per sé si presenta in due forme fisiche, una granulare, anche in questo caso, spesso impiegata in piscine, in piastrelle, quelle piscine che non hanno il rivestimento vinilico, perché vi ricordo che se il dicloro a rapida dissoluzione, quando lo metto in acqua, si scioglie rapidamente, il tricloro non si scioglie. Quindi se sbagli e fai cadere del tricloro dentro in una piscina rivestita in PVC, che siano fuori terra, grandi, piccole, eccetera, questo cloro macchia il telo perché il cloro decolora. Quindi il tricloro va proprio sciolto prima, ok? Non va messo direttamente in acqua. Quindi diciamo che anche il cloro granulare, perché invece lo mettevano e lo mettono chi ha le piscine, per esempio, in piastrelle? Perché non sciogliendosi subito va giù, scende, pesa di più dell'acqua. Si mette tra, diciamo, le fughe delle piastrelle, come succede anche a casa, no? Dov'è che c'è più sporco? Tradizionalmente tra le fughe delle piastrelle. Questo cloro scende, va tra le fughe delle piastrelle e quindi aiuta in questa lenta disinfezione, ma anche nei punti più difficilmente raggiungibili dai prodotti disinfettanti. Mentre le più diffuse sono le classiche pastiglie, che possono essere da 20 grammi, 200 grammi, 500 grammi. Sul mercato ci sono tanti formati. La pastiglia, nella sua funzione di lenta dissoluzione e di mantenimento, trova la sua pratica migliore di impiego negli skimmer. Chi non ha le piscine a skimmer e magari ha una piscina, per esempio, dotata di un impianto senza un contenitore tipo skimmer e cestelli, può utilizzare il dosatore galleggiante, che poi vedremo, Ora insomma, nelle vedremo, immagini. infatti. Sempre mettendo la quantità corretta, in funzione dei volumi dell'acqua, oppure c'è anche chi lo mette, chi per esempio chi ha la piscina a bordo sfioratore, quella con la griglia attorno, chi ha lo sfioro,
non ha gli skimmer, quindi cosa fa? Può o metterlo nelle canaline di sfioro, attenzione anche lì al tipo di canalina che avete, perché se mettete del tricloro, abbiamo detto prima, no? Del cloro su una canalina che ha un rivestimento in PVC vinilico, sto mettendo cloro sulla plastica. Ecco, il tempo di contatto di questa pastiglia direttamente sulla plastica non è proprio il top, diciamo. Se riesco a metterla magari nella vasca di compenso o comunque non direttamente in contatto con il rivestimento vinilico, ho protetto ovviamente anche le superfici della mia piscina. Così già abbiamo risposto anche a qualche domanda che ho letto in chat, perché Gianluca ci ha chiesto: ho visto dei video in cui il cloro viene gettato direttamente in vasca senza essere prediluito, è sbagliato? Quindi questa già è la prima domanda. Ok, scusami, ho visto in video del cloro che viene direttamente. Gettato in vasca senza essere prediluito, e ci chiede Gianluca, è sbagliato? Lui parlava di dicloro, non tricloro. Ok, allora per esempio sul dicloro, beh, voglio dare questa risposta perché la domanda è interessante. Allora, io premessa, io non, quella si chiama semina, no? Cioè non semino il prodotto direttamente in acqua. Tuttavia, se ha rapida dissoluzione. Diciamo che il dicloro, un dicloro di in teoria stiamo parlando di, di un prodotto che è una materia prima piuttosto simile trasversalmente, qualsiasi marca noi abbiamo, ma è abbastanza simile, tradizionalmente dovrebbe sciogliersi entro i primi 50-60 centimetri di dosaggio diretto in vasca. Allora io mi domando, ma se ad esempio, per rispondere al nostro amico, ma se ad esempio quell'acqua non fosse così calda, perché è chiaro che l'acqua più calda aiuta, no, lo scioglimento, e questo cloro poi scende e mi macchia il telo, cosa succede? Ergo, io suggerisco sempre di prediluirlo all'interno di un contenitore e poi versarlo sulla superficie della piscina. Metterlo, diciamo, nella zona in cui magari le bocchette immettono acqua, quindi spingono e miscelano più rapidamente il prodotto direttamente in acqua, o come dicevamo prima, negli skimmer, perché questo consente al prodotto di sciogliersi e di uscire dalle bocchette. Troppo cloro tutto insieme negli skimmer, ricordatevi che è una grande concentrazione tutta nelle tubazioni. Ecco, quindi attenzione anche in questo caso a come dire, usare il buon senso anche nella pratica del Certo. dosaggio. Filippo invece ci ha chiesto: quanto tempo resta alto il valore del cloro con il trattamento shock? Questo, Filippo, dipende da, ad esempio, ho fatto un'apertura di una piscina, ho fatto un trattamento di apertura per cui ho fatto l'ossidazione, ho messo i miei 20 25 grammi, dai 15 ai 20, 25 grammi al metro cubo ogni 1000 litri di acqua e il tenore di cloro a temperature di acqua di 18-20 gradi. Adesso cominciano ad aprire le piscine, no? Quando ci sono i 20 gradi, l'abbiamo suggerito, apritele perché sono anche belle. A 20 gradi, adesso che a 28, di conseguenza il tenore di cloro mi rimarrà più alto perché non ci faccio neanche il bagno, perché non ho la stessa attività e la stessa balneazione che ho invece nei mesi più caldi, dove invece tutti entrano, portano anche sostanze organiche. Guardate che non sembra, ma semplicemente immergerci noi con capelli, sudore, creme viso, creme corpo, non solo quelle solari, che sono veramente un grosso problema nelle piscine, perché rischiano veramente di macchiare i teli. Apportiamo sostanze organiche, quindi diciamo che assorbe cloro. Quando metto il cloro granulare, io quello che vi dico è misurate quant'è. Se volete fare il bagno il giorno dopo, è possibilissimo. Quello che si deve acquistare è un prodotto specifico per abbassare il livello di cloro. Quindi io diciamo che con il trattamento shock rompo le cloramine, do una sferzata di cloro importante, vado a 6-7 ppm. Però io poi dico, ok, la sua funzione l'ha fatta, o lo lascio esaurire nel tempo da solo, che lui si abbassa, oppure metterò un abbattitore di cloro che c'è in forma granulare o liquida e mi aiuta a riportare anche il giorno dopo il tenore di cloro il valore ideale per fare il bagno, che ripetiamo è sull'1-1,5 ppm.
Perfetto, Marcello tra l'altro ha quasi preannunciato la slide successiva perché ci ha chiesto forse una domanda stupida, ma il multifunzione può sostituire il dicloro e il tricloro? Perché infatti ricordiamoci che il titolo, diciamo, di questo webinar è dicloro, tricloro e multifunzione. Quindi adesso Esatto. Andrea ci spieghi le potenzialità, proprio le funzioni di questo prodotto. Esatto. Allora, intanto rispondiamo alla domanda con quello che abbiamo detto finora, cioè il tricloro e il multifunzione non possono essere sostituiti dal dicloro, basicamente perché, così lo ripetiamo per tutti, dicloro, rapida dissoluzione, trattamento shock, grande sferzata di cloro in pochissimo tempo. Tricloro e multifunzione è lenta dissoluzione e apporto di cloro più lento nel tempo perché ha uno scioglimento lento. Quindi questa è per rispondere che non è sostituibile, hanno due funzioni differenti. Quello che apportano entrambi, che ci ricollegherà poi, è quello che liberano, cioè che io utilizzi uno, utilizzo l'altro, loro liberano cloro in vasca. Quindi è vero che liberano sempre il cloro, ma è come lo fanno che fa la differenza. Quindi alla domanda quale devo usare per primo è apro la piscina, uso il cloro granulare perché mi dà la sferzata di cloro. Il tricloro mi serve per mantenere il livello, diciamo, residuale libero corretto nel tempo. Multifunzione, ok? Aspetta che io lo leggo qui sotto, non è Sì, infatti assolutamente non una è una domanda. domanda stupida, anche Assolutamente, anzi, è una perché siamo domanda qui proprio secondo per me questo. preziosa perché ci Esatto. aiuta ancora di più a comprendere quali sono le differenze e a educarci magari alla scelta più corretta per Dei l'impiego e per prodotti. il prodotto, perché se no sprechiamo prodotti e compriamo i prodotti sbagliati. Invece noi vogliamo fare questo tipo di cultura, quindi è un'ottima domanda. Multifunzione. Prima di parlare del multifunzione, Sì. Umberto ci chiede, in caso di presenza di un clorinatore, lo shock di cloro va fatto? Allora, a Umberto Sì. possiamo rispondere dopo, cioè subito dopo, perché parleremo di cloro combinato e quindi delle famose Esatto. cloramine che ho detto all'inizio, no? Cioè qual è la funzione del dicloro? Per cui in caso di presenza di La salviamo. clorinatore si usa lo stesso shock? Sì, ma ti rispondiamo meglio dopo, però la risposta è Spieghiamo sì. perché. Ok? Allora, Perfetto. multifunzione. Cos'è il multifunzione? Il multifunzione nasce per un'esigenza pratica, cioè soprattutto nel mondo della. Cioè, diciamo che noi siamo un po' degli scansafatiche, ok? Vogliamo tutto pronto, tutto facile, tutto immediato. Quindi il multifunzione è stata veramente la manna per chi voleva in un unico prodotto mettere più funzioni insieme. Però andiamo a capire che cos'è sto multifunzione, perché in commercio si trova multifunzione 10 azioni, 7 azioni, 9 azioni, 11 azioni, cioè c'è chi cioè, ci mette un sacco Più di roba dentro. azioni. Ok? In realtà, io voglio semplificarla come l'abbiamo messa qua, sono tre le cose che fa una pastiglia multifunzione. Apporta del disinfettante, definizione di prima, che mi aiuta come residuale nel tempo e quindi mantiene del cloro nel tempo libero in vasca. Seconda funzione, mi aiuta a prevenire le alghe perché ci sono prodotti che contengono all'interno del multifunzione sostanze come ad esempio dell'algicida che quindi contribuiscono a prevenire la formazione delle alghe. E poi c'è tendenzialmente, nella maggior parte dei prodotti multifunzione, del solfato di alluminio, che è un'azione floculante. Questa pastiglia, che viene messa dentro negli skimmer, qual è il suo impiego ideale? Ve lo dico subito, nei filtri a sabbia, perché purtroppo, ripeto, anche questa cultura è importante, che ha un filtro a cartuccia, io personalmente chiedo di utilizzare il tricloro tradizionale perché il floculante contenuto nelle pastiglie, il solfato di alluminio, va ad intasare i filtri a cartuccia, di conseguenza ne toglie il potere filtrante. Invece noi a margine presenteremo, perché il floculante invece è un elemento molto importante, ci abbiamo proprio un seminario dedicato, ma esiste un floculante anche per i filtri a cartuccia. Quindi io cosa dico? Se è un filtro a cartuccia,
piuttosto che prendere in multifunzione, che so che ha una reazione che potrebbe, diciamo, intasarmi il filtro Incassare. cartuccio, prendi il tricloro tradizionale, ma poi ci abbini il suo flocculante a parte, ok? E adesso Quindi vedremo, infatti. abbiamo visto queste tre cose fa sto multifunzione, non è a 10 azioni, 7 azioni, 9 azioni, 15 azioni, chi più ne ha più ne metta, che è molto commerciale. Ecco, perché per dare una definizione, disinfettante, quando ti metti le azioni, così li mettiamo sulla mano, disinfettante, igienizzante, sanificante, virucida, ne abbiamo già messe 4, più disinfettante, 5, poi continuiamo, alghistatico 6, antialga 7. Fungicida 8 per passare al floculante, floculante 9, coadiuvante della prevenzione della trasparenza dell'acqua, 11 coagulante, cioè potremmo andare avanti, capite che Sono il tutti numero delle sinonimi. funzioni è fatto di sinonimi di queste tre funzioni fondamentali, ok? Tuttavia è un ottimo prodotto poiché abbiamo detto che in condizioni ideali, cioè in presenza di un filtro a massa, un filtro a sabbia o un filtro a vetro, questo multifunzione, se contiene questi elementi, cioè un po' di antialga, il disinfettante che è il cloro e il solfato di alluminio che è il floculante, è davvero efficace. Ricordiamoci che se io metto tutto in una pastiglia, non ho la stessa capacità che prendere i prodotti separatamente. Cioè, questo voglio essere molto chiaro, non sostituisce l'antialga. Il multifunzione, che viene venduto giustamente come soluzione anche di prevenzione delle alghe, in condizioni in cui una piscina ha bisogno invece di una protezione per le alghe, va acquistato a parte un antialga. Magari ne uso di meno perché ho un aiuto da parte del multifunzione. Però detto tra noi, una prevenzione delle alghe la farei mirata con un prodotto specifico, ok? Quindi diciamo che il multifunzione è un supporto. Ultima cosa che volevo dire è quando dentro nelle definizioni del multifunzione, perché ne ho viste tante in internet, c'è anche scritto che diminuisce il pH. A uno dice, caspita, sono stato lì a comprare il pH-, ma se io prendo il multifunzione fa tutto lui, no? Ecco, in realtà no. Perché si permette, si consente di scrivere su un'etichetta che contribuisce ad abbassare il pH? Vi ricordate a quanto è il pH del tricloro? Tra 2, 2, 2, 3 e 3. Quindi cosa si fa a livello commerciale? Si dice che apportando tricloro o tricloro multifunzione, che la base tricloro sempre quella è, avendo un pH acido, nell'etichetta ti consentono di scrivere che contribuisce a mantenere il pH più basso. Però ricordiamoci che non è la sua funzione, cioè non è un correttore di pH. Il pH si muoverà tendenzialmente come si deve muovere in funzione del tipo di inquinamento di zona e del tipo di acqua che io ho localmente. Spero di poter. Prima di andare a parlare dei prodotti, diciamo, che abbiamo già anticipato, Franco ci chiede: nel caso di piscina con impianto elettrolisi, valgono lo stesso tutte queste indicazioni utili? Allora, nel caso di elettrolisi, che ne abbiamo accennato anche la volta La scorsa, cosa volta scorsa, sì. succede? Ho un bacino di acqua, ho montato un elettrocloratore, metto del sale in acqua. E l'elettrocloratore cosa fa? Con una scarica elettrica e queste piastre che ha, trasforma il sale in clorogas. Questo clorogas non è di cloro tricloro stabilizzato, ha la stessa funzione, la stessa durata del cloro liquido, inteso come produco clorogas, già di per sé clorogas cosa mi dà l'idea? Di una roba veloce, ok? Cioè nel senso che così come si produce mi arriva ma non mi dà un grande residuale in piscina. Infatti l'elettrocloratore per funzionare bene le piscine devono andare tante ore o meglio devono avere anche un buon controllo del tenore di cloro e essere regolati correttamente, se no rischi di averne troppo o troppo poco. E l'altra cosa in aggiunta che ci collegherà alla nostra slide sempre sulla relazione col pH, quando io apporto sale in piscina, il cloruro di sodio aumenta automaticamente il valore di pH. E attenzione che se non controllo il valore del pH, scopriremo dopo quanto va in Esatto. picchiata, in crollo totale, la potenza del nostro cloro, che sia quello prodotto dall'elettrocloratore che dal resto. Chiudo rispondendo sempre al nostro amico dicendo:
Quando produci clorogas, quindi crei un'azione di mantenimento, possiamo definire l'elettrocloratore quasi un sostituto del tricloro. Tuttavia, rispondiamogli dicendo che il dicloro, cioè il cloro granulare, è sempre utilissimo perché lui, che abbia un elettrocloratore o che non ce l'abbia, ha sempre bisogno ogni tanto di dare quella sferzata di cloro, rinvigorire l'acqua e rompere le cloramine. Quindi il nostro amico può, tra virgolette, dire che ha un sostituto della pastiglia, ma non ha un sostituto del cloro granulare, che noi gli suggeriamo. Perfetto, quindi andiamo adesso, diciamo, a proporre alcuni prodotti che sono molto utili riguardo questo tema, come il dosatore galleggiante per pastiglie di cloro e triplex, l'analizzatore per la rilevazione di valori di cloro libero e cloro totale. Infatti ora Andrea, io ti chiedo, tu spiegherai che cosa sono queste cloramine per capirlo realmente. Esatto. Il triplex, quindi il multifunzione privo di solfato di rame, è una seconda domanda che possiamo farci, è qual è la differenza con rame e senza rame? E infine, diciamo anche che c'è sul nostro sito www.tuttoperlapiscina.com un flocculante in pasticche ad alta concentrazione proprio adatto ai filtri a cartucce, perché prima abbiamo visto che il multifunzione non è adatto ai filtri a cartucce. Quindi ora in ordine io ti chiedo innanzitutto che cosa sono queste cloramine? Allora, le cloramine sono i composti del cloro che iniziano a non essere più, così per proprio tradurcela Per molto capirlo tra di praticamente, noi, che è ciò che serve a esatto. noi, non sono più quello che ci aiuta a difenderci dai batteri e virus patogeni, ma si combinano con altri residui di sostanze organiche, cioè quindi stanno lì in sospensione e non fanno niente per aiutarci a proteggerci, ma contribuiscono a una lettura, cioè del cloro totale. E allora qui diamo semplicemente, perché immagino che potremo approfondirlo in altre occasioni, la definizione del cloro libero, cloro totale e cloro combinato, le famose cloramine. Quando io misuro il cloro, misuro, il nostro suggerimento è misurare il cloro libero, cioè quello che davvero sta disinfettando e proteggendoci. Poi misuro il cloro totale e quindi avrò sia quello libero che ci sta aiutando, sia quello che dicevamo prima che non ci sta aiutando, ma somma tutto assieme. E quindi per differenza troverò il cloro combinato definito cloramine. Allora facciamo un esempio matematico perché poi detto così è. Per Quindi capirci. ipotizziamo. Esatto, di avere proprio questo analizzatore strip con le famose cartine tornasole, no? Sono quelle. Quelle misurano il cloro libero e il cloro totale. Quindi, ad esempio, immergo il mio stick dentro nella piscina, estraggo lo stick, lo metto vicino al comparatore e a livello di colore lui mi dirà, esempio, cloro totale 3, cloro libero 1. Quando io faccio 3 cloro totale meno 1 cloro libero, vuol dire che mi rimangono 2 ppm di cloramine. Adesso cerchiamo di capire, ma quanto devono essere queste cloramine? Certo. Le cloramine, che sono quelle che non disinfettano, non fanno niente, io il valore ideale è 0. La normativa dice, per le piscine pubbliche, e così la applichiamo anche nelle private, che quando, e così troviamo la funzione del dicloro granulare, quando le cloramine sono superiori a 0,4, è il momento di rompere queste cloramine con una dose shock di cloro, che farò con il mio famoso dicloro granulare. Quindi le cloramine, che sono quelle che non stanno disinfettando, le misuro e quando sono superiori a 0,4 ppm, do la dose di cloro shock con il cloro granulare. Questo così ci dà la risposta anche al nostro amico di prima con l'elettrocloratore. L'elettrocloratore produce cloro, prima o poi anche lui avrà presenza di cloramine e come fa? Anche se ha un elettrocloratore, fa una dose shock di cloro e rompe le cloramine, poiché quelle cloramine non sono prodotti che disinfettano e che ci proteggono, ma sono lì a creare semplicemente cloro totale. Che quando lo leggi sei contento e dici ho tanto cloro, ma in realtà devi sapere se ne hai tanto buono o tanto e Certo, basta. e Ok? Differenza cloro libero. questa è anche un po' la spiegazione di quel rinvigorire le piscine, cioè, quindi perché è così Bravissima. importante il dicloro? Proprio Bravissima, per importante il rinvigorire le dicloro piscine. granulare. Esatto.
La seconda domanda, diciamo, che ti avevo posto era: qual è quindi la differenza parliamo di multifunzione con rame e senza rame? Perché qui lo proponiamo senza solfato di rame. Sì, allora diciamo che il rame su cui si fa un po' di battaglia, no? Allora, nel senso che nella maggior parte dei prodotti ormai viene, diciamo, tolto il rame. Il rame è un grande virucide, un grande disinfettante. Se pensate al verderame, se pensate ai prodotti che si utilizzano anche come si chiamano, in campagna, no? Per proteggere e disinfettare le vigne, come possono essere, insomma, le culture, è utilizzato ed è un biocida, è un prodotto assolutamente utilizzato. Che cosa succede? Che il problema non è tanto, è un po' come tutte le cose, non è tanto il prodotto, è l'abuso del prodotto. Allora, se uno non controlla bene il livello di cloro, e lo dicevamo prima, e magari ha un sacco di cloramine, lui si ritrova cloro, poi vede che magari si fanno le alghe e continua a buttare cloro. E se butta multiazione che contiene solfato di rame, continua a immettere rame. Il rame che cos'è? Il rame? Il rame è un metallo. Di conseguenza questo metallo, prima o poi, in grandi quantità, non è proprio così salutare, però è assolutamente gestibile, però non è così salutare. B, rischia di precipitare e di attaccarsi al telo, colorando spesso il bordo di galleggiamento, anziché gli accessori, anziché i galleggianti, ho visto delle cose in reazione con altre cose, cioè un disequilibrio del pH e una grande carica, per esempio, di sostanze organiche prodotte dalle creme solari, si attacca e diventa gialla, okay? Si crea questa linea gialla, eccetera. Una delle cose è la grande quantità di solfato di rame che si accumula in piscina, tendenzialmente portato da multiazione. Avere un multiazione senza solfato di rame ha questa, diciamo, caratteristica vincente che non hai rame in piscina. Qual è il contro? Quindi quello era un pro. Qual Certo. è il contro? Che il rame, proprio perché è un forte ossidante, aiuta molto nella prevenzione delle alghe. Quindi diciamo che il multiazione senza solfato di rame ha una grande funzione di prevenzione, di disinfezione, ha una grande funzione importante anche di prevenzione leggera delle alghe, perché togliendogli il solfato di rame gli abbiamo un po' tolto questa azione più importante, ma rimane un prodotto che ha del solfato di alluminio e quindi aiuta a floculare nel filtro, quindi a mantenere l'acqua più trasparente. Perfetto. Prima di, diciamo, concludere, arrivare al nostro riassumendo, perché comunque è stato un webinar abbastanza corposo, ritorniamo un po' a quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, quindi l'interazione tra il cloro e il pH. E lo vediamo Esatto. proprio con questo grafico, che Sì. adesso ci spieghi nuovamente anche per chi magari lo scorso webinar non l'ha potuto Sì. seguire. Anche qui molto semplice, perché noi abbiamo parlato l'altra volta di pH. Questa volta parliamo di cloro, ma le cose, cioè la piscina è un sistema, si deve muovere tutto all'unisono, no? Quindi ho il cloro, però, ma devo sempre considerare il pH. Questa è la relazione. Sotto c'è scritto pH che va da 5 a 11. Sopra c'è la percentuale di forza del nostro cloro, cioè immettendo cloro in quella linea tratteggiata che si vede lì, si vede una curva discendente. Cosa dice? Che all'aumentare del pH si abbassa la forza del cloro, non la percentuale del cloro, cioè il cloro 60, 56, cloro 90 rimane quello, ma la sua forza dentro in acqua. Cosa ci dice, insomma, che in soldoni, se io metto il pH a 8 e quindi non lo controllo, non lo tengo nel mio range corretto, che invece ricordiamo tutti è tra 7, 7,2 e Esatto. 7,6, quando supero determinati livelli di pH, crolla la potenza del cloro. Questo anche nell'elettrocloratore, a maggior ragione nell'elettrocloratore, perché non ha neanche il supporto dell'acido isocianurico che invece hanno il dicloro e il tricloro. Mentre invece se mantengo un livello di pH 7,2, 7,6, ho un'ottima percentuale del 50, 60, 70% della forza del mio cloro, che è il giusto compromesso, perché ripetiamo per tutti, se io tenessi il pH 6, vedete come schizza invece la forza del cloro, però a un pH 6 mi fa male alla pelle, mi fa male agli occhi, Certo. mi fa male alle mucose, mi cadono i capelli, ho fatto il bagno in pH 6, cioè nel senso che non è una condizione di acqua piacevole, la condizione di acqua piacevole per fare il bagno
proteggiamoci tutti, anche bambini, eccetera, è tra 7,2 e 7,6. E Esatto. l'altra slide invece è Sì. proprio il movimento che ha il cloro e il pH, cioè chi ha una centralina di dosaggio con pompe dosatrici o con sonde ha un andamento dei valori molto lineare. Chi fa il dosaggio manuale, come un po' la maggior parte di noi con la piscina, che sia fuori terra, interrata, eccetera, insomma, facciamo i trattamenti manualmente, purtroppo subiamo dei movimenti. E qui ci fa vedere la curva, semplicemente che il pH, che è l'azzurro, potrebbe passare da 7,8, lo correggo, va a 7, poi risale automaticamente. Idem il cloro. Il cloro gli faccio il trattamento urto, sale, poi lui discende, gli metto la pastiglia e risale. In questi movimenti noi dobbiamo tenere in considerazione il pH e il cloro, che sono relazionati insieme, e questa slide cosa ci dice? Misuriamolo, perché così abbiamo la piena consapevolezza nello stato in cui ci troviamo. Certo, rispondo a Marcello dicendo sì, che la registrazione del precedente webinar è disponibile sia chiedendocela via mail e noi te la possiamo mandare, ma anche seguendoci sul nostro canale YouTube o sui nostri canali social su Facebook è possibile rivedere la registrazione del webinar. Per quanto riguarda Franco, invece Franco ci chiede, ho attivato da qualche giorno l'elettrolisi, il pH è passato da 7 a 4 a 7, è corretto? Scusami, ho attivato da qualche giorno l'elettrolisi, il pH è passato da 7,4 a 7, è corretto. Allora, se passa da 7,4 a 7, è corretto, va benissimo. L'importante è che lo tengo in questo range, tra 7, 7,2 e 7,6, ecco. Non allarmiamoci, eh. Certo. Tendenzialmente in una piscina l'elettrolisi sale, il sale fa aumentare il pH, quindi tieni solo controllato il range del pH, ma tranquillo, la piscina deve essere un piacere, eh. Ci dobbiamo solo occupare ogni tanto di tenere regolati i nostri parametri. Questo ci dà sicurezza, e bellezza dell'acqua, perché quello che conta alla fine è una bella acqua sana, pulita e trasparente. Certo. Prima di concludere, allora riassumiamo tutto quello che abbiamo detto con due semplici slide. Se volete, potete anche scattare una foto proprio per ricordarvi tutto ciò che abbiamo detto. Quindi la prima, diciamo, riassumendo, parte 1 ci dice cosa? Di cloro. Granulare, rapida di soluzione, fortemente suggerito per fare dei trattamenti in cui voglio apportare in maniera veloce una grande quantità di cloro o per rompere le famose clorammine, ok? Il cloro combinato, quello che non serve a nulla e che automaticamente si forma nel tempo. Il tricloro e il multifunzione invece sono prodotti per mantenere un livello residuale di cloro, in vasca. E ci aiutano proprio perché hanno un lento, scioglimento. Seconda parte, abbiamo tutte le azioni che dobbiamo compiere noi per una piscina sana e curata. Esatto. Molto basicamente, lo abbiamo detto più volte, è misura e correggi, cioè tieni monitorato senza ansia, ecco, cioè godiamoci Certo, la piscina godendocela la senza piscina ansia, ma sana. misuriamo i valori principali. Che ci consentono di avere la nostra acqua sana, pulita, trasparente. Una volta che li abbiamo misurati, utilizziamo i prodotti corretti, teniamo in equilibrio il valore del pH, che abbiamo visto quanto è relazionato alla percentuale di forza che ha il nostro cloro in acqua. Teniamo sotto controllo il famoso acido isocianurico, cioè abbiamo detto prima, il prodotto di cloro e tricloro contengono acido isocianurico, c'è un limite sopra il quale è meglio magari apportare un po' di acqua nuova, perché l'acido isocianurico non se ne va da solo, si accumula nel tempo. Tuttavia, con i classici controlavaggi dei filtri, apporto di acqua nuova perché uscendo la porto via, giocando, schizza fuori, tendenzialmente dovrei rimanere nel range giusto. Qual è il range giusto? Più o meno tra i 75 e i 100 ppm di acido isocianurico. Come si misura il valore Valore, dell'acido esatto. isocianurico con un apposito tester, ok? Quindi anche proprio nello stick che abbiamo visto prima, in teoria dovrebbe già essere indicato lì cloro libero, cloro totale, acido isocianurico e pH, ok? E poi, scusami, Monica, ho anticipato perché ho visto arrivare il No, hai fatto messaggio e bene, l'ho esatto, anche letto perché era stranamente, perché di collegato a solito mi quello che stavi distacco dicendo. sui messaggi. Esatto. E poi ecco, l'ultima cosa, lo diciamo per tutti. I prodotti chimici per la piscina non vanno lasciati,
primo abbiamo detto per la sua conservazione, no? Quindi non rimanere in un luogo asciutto, pulito, e soprattutto non alla portata di bambini o animali, in modo tale che rimaniamo sempre, come dire, tranquilli Esatto. nell'impiego dei nostri prodotti. Questo a piscina è anche di altro, perché voglio dire, io ho un bambino piccolo e mi preoccupo già quando lascio anche il prodotto per igienizzare l'ambiente, che Certo. lui se lo prende, magari se lo mette in bocca, ecco. Colgo l'occasione anche per ricordare che abbiamo tenuto un webinar proprio sulla sicurezza in piscina per bambini e non solo, e quindi vi invitiamo, se volete, a guardare per chi non l'avesse già fatto anche questo webinar. Vi invitiamo anche al prossimo webinar che si terrà il 26 maggio. Dico a Filippo che adesso ci sarà il momento delle domande, quindi adesso leggiamo la tua domanda e ti risponderemo. Quindi dicevo, il prossimo webinar sarà il 26 maggio e parleremo proprio di acqua torbida. Molto spesso ci contattano dicendo l'acqua torbida, come posso risolvere questo problema? Quindi parleremo proprio dei problemi e le soluzioni per l'acqua torbida. Inoltre, come avevo annunciato prima, c'è un codice sconto per chi ha partecipato al webinar per voi. Quindi aggiungendo i prodotti al carrello, al momento, diciamo, del pagamento, aggiungerete questo codice sconto Webinar 10 che è valido fino al 16 maggio. Vi dico anche che ogni 10 euro di spesa riceverete in omaggio una cuffia brandizzata tutto per la piscina. Quindi ogni 10 euro di spesa riceverete questa cuffia e vi assicuro che sono anche molto belle. Arriviamo al momento delle domande, quindi cominciamo con la prima. Dimmi, Andrea. Anch'io la voglio la cuffia. Utile. Allora, arriviamo al momento delle domande. Filippo ci chiede una domanda fuori tema, quindi è il momento adatto. Quanto evapora l'acqua in relazione alla temperatura in piena esposizione al sole e alla superficie di specchio d'acqua? Oh mamma, allora Filippo, se vogliamo rimanere amici, ti risponderò in un'altra occasione, nel senso che non ho adesso la risposta da darti. Cioè, l'evaporazione è un meccanismo proprio fisico, cioè in funzione della temperatura dell'acqua. L'evaporazione, non ti so rispondere in questo momento. C'è sicuramente una relazione tra la temperatura dell'acqua, tra la temperatura esterna e anche addirittura con il vento, l'aria, come si muove. Cioè è proprio una relazione, quindi non ti so dire. La cosa che ti posso dire è che mi è capitato, nella mia esperienza, che mi dicessero: ho l'acqua che evapora troppo velocemente, e in realtà la piscina perdeva. Okay? Quindi, non è un'evaporazione, la piscina, ecco, salvo che non siamo in condizioni davvero di 40 gradi, insomma, la piscina evapora in modo, sistemico, sistematico, secondo le sue condizioni climatiche. Ma se l'evaporazione la riteniamo troppo elevata, andrei a fare un check sulla componentistica. Perfetto, Franco chiede: è possibile rivedere il passaggio tra cloro totale e cloro libero? Ovvero, se può ripetere l'esempio che aveva fatto, credo in Ass relazione alle cloramine. assolutamente sì. Prima definizione è: quando fare il trattamento per rompere le cloramine, quindi il cloro combinato, cioè quello che non disinfetta, è tra quando questo valore è superiore a 0,4. Quindi facciamo un esempio pratico. Cambiamo i valori, così cambiamo anche le carte in tavola. Prendo il mio misuratore di cloro e misuro il cloro totale. Il cloro totale è 2,7. Qua adesso facciamo fare i conti a Monica, eh. Insomma. Cloro totale 2,7. Poi faccio la misurazione del mio cloro libero. Il mio cloro libero mi dà 1,1. Quant'è la differenza tra cloro totale, che è 2,7, e cloro libero 1,1? Quindi cloro totale meno cloro libero, 2,7 meno 1,1 fa 1,6. 1,6. È Esatto. maggiore di 0,4? Sì, e Sì. quando questo valore è maggiore di 0,4, prendo il dicloro granulare e faccio il mio trattamento shock in un dosaggio che anch'esso andrebbe calcolato se vogliamo proprio fare il calcolo, ma se ci appoggiamo alle etichette dei prodotti consigliano tra i 15 e i 20 grammi al metro cubo, cioè tra i 15 e i 20 grammi ogni 1000 litri di acqua. Perfetto. Filippo chiede: in inverno non ha perso un millimetro d'acqua, in questo periodo invece perde circa un metro cubo al giorno. Mi sembrava strano. Sì, perfetto, ok.
Allora, perde 1 metro cubo al giorno, ma quanti metri cubi è la piscina? Perché se è 5.000, 50.000 o 200.000 litri, può avere una relazione. Se è 1.000 litri, 90, c'è 90 scritto metri cubi, 90. perde 1 metro cubo al giorno, ritengo di dover fare, di suggerire un check all'impianto. Perché sono 1.000 litri al giorno, sono veramente tantissimi. Credo che io farei fare un check. Le temperature aiutano nella dilatazione, ci può essere qualche giunto, non lo so, va fatta sicuramente un giunto. Allora, Gianluca chiede: potete mandare il link del vostro canale YouTube? Certo, lo prendo subito. Nel frattempo, se qualcuno ha qualche altra domanda, Andrea rimane a vostra disposizione. Io nel frattempo prendo il link. Ok, questo qui. Visto l'orario, dovremmo farci anche delle domande del tipo: ma cosa c'è di aperitivo adesso, a Esatto. quest'ora? Eh? Sì. Allora, ho mandato il link del canale YouTube. Filippo ci dice che siamo gentilissimi, quindi ti aspettiamo al prossimo webinar, Filippo. Giorno 26 maggio, ve lo ricordo. Vediamo che qualcuno scrive, se c'è qualche domanda. Non mancherò, perfetto, ti aspettiamo allora. Ci ringraziano, quindi diciamo abbiamo sforato quei 9 minuti, però il webinar era abbastanza corposo, quindi speriamo che vi sia stato d'aiuto, che sia stata chiara appunto questa differenza tra dicloro e tricloro e l'utilità del multifunzione, e vi aspettiamo al prossimo webinar. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo sempre che se avete dubbi o domande non esitate a contattarci al nostro indirizzo mail info@tuttoperlapiscina.it. Potete visitare il nostro sito www.tuttoperlapiscina.com e ricordiamo sempre di seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube. Quindi Andrea, ti ringrazio per essere stato come sempre molto chiaro e ci vediamo al prossimo webinar allora. Grazie a te, a Monica e a tutti i nostri amici che ci guardano, ci hanno guardato ora e ci ascolteranno anche in streaming. Esatto, grazie a tutti e grazie anche a voi per averci seguito. Buona Grazie, serata a tutti. buona serata, arrivederci.